tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo le news di oggi. Di recente sono spuntate alcune polemiche sull'uso di massa degli occhialetti dati in dotazione per vedere i film in 3D. Alcuni esperti, infatti, hanno denunciato il rischio di possibili problematiche che potrebbero nascere in seguito all'uso di questa tecnologia. A poco più di un mese dall'uscita di Avatar, Titanic è stato sbancato e i milioni incassati ormai non si contano più. Forte di questo successo, la 20th Century Fox sembra che stia pensando ad un sequel. James Cameron non fa mistero del fatto che Avatar è predisposto per avere un seguito, di cui già ci sarebbe storyline e idea. Arriverà tra qualche mese Sex and the City 2 e già si parla di successo. Il secondo estratto dalla serie TV Sex and the City sarà di certo un successo come il primo. Intanto vi ricordiamo che l'uscita in America è prevista per il 28 maggio 2010. Vi lascio con il trailer di oggi. And you watch me blow my top or two, I hang up on you. Goodbye, goodbye, goodbye. You see that, guys? That's awesome, huh? Now I'm mad. Yeah, get it quick. You're here, finally. You know you're not responsible enough to be here to pick them up. It's my screw up. I'm entitled to screw up, and you can screw up for the rest of the year. How you guys doing? Good. Comfortable? No. All right. One, two, three. Are you there, Father? Yes. Well, you have some parenting to do. Will you not reprimand me in front of my own kids? It's a really stupid idea. I think it's a great idea. I think you're a stupid idea. I might be being loosey here. I'm not resisting. This is what it's like being inside my brain right now. That's incredible. That's incredible.